Un buongiorno pedagogico a tutti quanti voi. Negli scorsi mesi, negli spunti pedagogici, ci eravamo occupati del tema dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Ora, dato che c'è un'importante novità in merito, ci torniamo. Innanzitutto vi invito a cliccare su mi piace per rimanere in contatto col canale o con la pagina. Se vi va, anche a lasciare qualche riga di commento che leggo e che a cui rispondo personalmente. Sugli assistenti all'autonomia e alla comunicazione abbiamo espresso la posizione della PEI. La posizione della PEI prevedeva che dal momento che si tratta di un servizio di tipo evidentemente pedagogico, quel servizio deve essere ricondotto alla qualifica professionale di educatore, professionale sociopedagogico. Questa era la nostra argomentazione, piuttosto di tipo politico-professionale, ma anche, diciamo, fondata su una valutazione di tipo disciplinare e di tipo operativo, prassico, insomma, delle attività tipiche. Ma poi c'era anche una seconda argomentazione, piuttosto legata ad un aspetto di tipo normativo e legata alla transizione di coloro che avevano già erogato il servizio in passato, avevano operato come assistenti in passato. Cioè, sul piano della normativa, ritenevamo che questa soluzione, l'educatore professionale sociopedagogico come servizi di assistenza all'autonomia, fosse la più sensata e la più agile, perché fino al 31 dicembre 2020, come tutti sapete, è ancora disponibile il percorso per ottenere, attraverso, per chi ha i requisiti, i 60 CFU, la qualifica di educatore professionale sociopedagogico, e anche qui, per chi ne ha i requisiti, per l'ottenimento in maniera automatica della qualifica per chi ha 50 anni di età e 10 anni di servizio, 20 anni di servizio, indipendentemente dall'età. Ora, la cosa importante è che il 29 gennaio scorso i CGL, CISL e UIL avevano fatto richiesta di incontro alla conferenza unificata che deve normare sul problema di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, e in quella data si sono incontrati, hanno avuto una riunione presso l'ANCI e hanno presentato in quella occasione un documento unitario di tutti e tre i sindacati confederali. Nel documento, prima, in una prima parte, si fa una sintesi della normativa sull'educatore e sulle questioni connesse con i due profili e i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, compreso le diverse sanatorie dell'educatore professionale sociopedagogico e di quelle professionali sanitario. Poi si argomenta: alla luce di questi recenti aggiornamenti normativi, non è più rinviabile un pieno riconoscimento professionale del personale impiegato nei servizi di inclusione scolastica per l'autonomia e per la comunicazione. Non è più rinviabile. La cosa più interessante è che subito dopo i sindacati argomentano un'altra cosa importante, cioè dicono: tale riconoscimento crediamo debba avvenire in coerenza con la legge 205/2017 e successive modifiche e integrazioni, la quale definisce l'ambito dei servizi in cui deve operare la figura professionale dell'educatore, e fanno riferimento al comma 594 della 205. E poi dicono: si ritiene quindi opportuno, per tali servizi, prevedere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e socio-sanitario. Quindi ci sono due notizie importanti. La prima è questa: i sindacati concordano con l'analisi della PEI sull'esigenza di ricondurre i servizi di assistenza all'autonomia, articolo legge 104 del 92, articolo 13,3, bene, di ricondurli alla qualifica di educatore professionale. La seconda notizia è questa: anche qui i sindacati, il sindacato unitario, concorda con la PEI, abbiamo fatto un documento su queste questioni proprio nelle scorse settimane, che in questi servizi di tipo educativo in ambito scolastico debba essere consentito l'accesso agli educatori professionali sociopedagogici e agli educatori professionali sociosanitari. Mi è piaciuto molto come lo diceva ieri Alessandro Prisciandaro: senza pretese infantili, come ha detto il presidente Prisciandaro, di essere l'educatore unico da parte di uno dei due profili. È un dato importante, un'evoluzione importante di cui vi daremo conto e della quale siamo pienamente inseriti. Ciao a tutti!